ragazzi, eccomi tornata con l'ennesima nuova ricetta. In questa ricetta voglio unire, come al solito, il sapore asiatico con il sapore occidentale. Quindi ho intenzione di fare, mentre precedentemente avevo fatto i gyoza e avevo rispettato completamente la ricetta, facendo un ripieno in linea con le loro ricette, quindi col maiale, con le verdure e tutto, e lo zenzero. Stavolta ho intenzione di utilizzare la pasta utilizzata per i gyoza, quindi di fare un impasto con farina 00 e acqua, e calda, ricordatevi bene che è calda l'acqua, e poi di fare invece di abbinarci all'interno un ripieno di ricotta, crescenza, erbette, poi vabbè, uova, tutto, poi vedremo con cosa l'ho fatto. A questo punto ho pensato poi di arrivare fino alla fine, quindi per l'unione delle due ricette, insomma, delle due parti del mondo, quindi di fare un brodo dashi. Quindi facciamo il brodo dashi con l'alga kombu e con il katsuobushi. Non so, sembra che dico delle parolacce, ma in realtà adesso vi faccio vedere cosa sono. Quindi preparare il brodo dashi, che è tipico, è una delle fondamenta della cucina giapponese, quindi loro in tutto mettono il brodo dashi, ramen, che ne so, gli udon, o le zuppe. Comunque questo è il loro brodo praticamente, come noi usiamo il nostro, loro fanno questo brodo a base di alga e tonno essiccato. Adesso vi faccio vedere, perché questi ingredienti si trovano solo ed esclusivamente nei negozi internazionali, forse li avevo già fatti vedere, non mi ricordo, in qualche altro magari video. Questo qui è il katsuobushi, quindi è il tonno essiccato e seccato, insomma, che andrà ad essere messo poi nel nostro brodo, cioè nella nostra acqua. E questa invece è l'alga kombu, che appunto verrà utilizzata per fare questo brodo. Successivamente, una volta pronto il brodo, sono molto forti di profumo, sono molto forti, ma poi in realtà verrà un brodo che vi assicuro che è molto buono, che poi potete utilizzare anche in altre ricette, oppure potete fare i vostri ravioli normali in brodo invece che usare il dado o le nostre cose. Insomma, potete, una volta che avete fatto il dashi, usare il dashi, vi assicuro che diventano una bomba. Comunque, ci vediamo fra poco che mi organizzo, e vi ricordo che se vi è piaciuto questo video, lasciate un like, e se volete vedere altri video iscrivetevi al canale. E dopo ci sarà il mega saluto di Gedeone alla fine di tutta questa ricetta, quindi un bacione a tutti, ci rivediamo fra poco. Ragazzi, eccomi tornata. Ho pesato tutte le mie cose, quindi adesso vi faccio vedere. Allora, in questa ciotola, come potete vedere, c'è dentro l'alga kombu e sono 15 grammi di alga. In quest'altra ciotola invece ho il katsuobushi, quindi il tonno essiccato, vedete, ha un profumo che non vi dico, è un po' forte, così è un po' forte, ve lo posso assicurare, e va bene, poi tanto andremo poi a stemperarlo un attimo. In questa ciotola gigante, che non potete vedere, ma comunque ho preso una ciotola un po' più grossa, ho dentro un litro di acqua fredda. Allora, a questo punto andiamo ad inserire le nostre alghe nella ciotola con l'acqua, nel litro d'acqua fredda, e lo lasciamo a riposare 30 minuti. Successivamente andremo poi a mettere sul fuoco il litro d'acqua con dentro l'alga. Non deve mai bollire, lo lasciamo cuocere per 20 minuti. Poi vi farò vedere cosa faremo, perché dopo questi 20 minuti ci sarà da aggiungere invece il tonno. Quindi ci vediamo fra poco. Scusate, una piccola cosa. Ho aggiunto io alla ricetta, che si può fare, perché loro lo fanno sempre nel brodo dashi, i funghi porcini. Li metterò alla fine per dare poi un sapore di porcino, e poi ne metterò solo due o tre nel piatto. E vi faccio vedere, perché poi, una volta versato il brodo sul raviolo con anche dentro due o tre porcini, diventa proprio una bomba. Quindi vabbè, ci rivediamo fra poco, e intanto un bacione. Intanto che la mia alga è a riposare, quindi nei 30 minuti, volevo spiegarvi un secondo cosa ho preparato come ripieno, cioè cosa andremo a preparare come ripieno. L'idea del ripieno è questa qua: 150 grammi di crescenza.
300 grammi di ricotta, 300 grammi di erbette tagliate al coltello, quindi piccoline ma non troppo, 70 grammi di parmigiano, un tuorlo, un uovo intero e poi sale e pepe, ovviamente quanto basta a piacere. E questo sarà il nostro ripieno dei ravioli. Lo so che non è il tipico raviolo giapponese, ma siccome voglio fare una via di mezzo tra le due cose, verrà buona perché ho pensato di abbinarla poi al porcino e quindi così potrebbe essere una bomba. Adesso non ci resta che aspettare questi 30 minuti, ovviamente non con voi perché monterò il video diversamente, comunque ho 30 minuti per lasciarla depositare l'alga e poi vi farò vedere come andare avanti, perché il discorso è che una volta passati questi 30 minuti dovrò mettere l'alga sul fuoco, cioè nella pentola e sul fuoco, ma lasciarla 20 minuti in cottura ma senza raggiungere mai l'ebollizione. Ricordate, non deve mai bollire. Poi la filtri, poi vai a filtrare l'alga, quindi la tiri via e vai ad aggiungere il katsuobushi. Nel momento in cui aggiungi il katsuobushi, invece questo lo porta a ebollizione e deve cuocere tipo una ventina anche lui di minuti. Si va a filtrare anche lì bene, ma poi lo vediamo passo passo, e poi potrò aggiungere i miei funghi, che così rilasceranno il sapore di fungo all'interno del brodo. E poi vedremo tutto il resto. Sì, ecco, questa non è una ricetta velocissima da fare, però vi assicuro che vale la pena, perché se voi preparate prima i ravioli e le surgelate e poi alla fine vi ritrovate a fare solo il brodo, cioè è una cosa molto scenica se invitate qualcuno e a quel punto veloce, perché alla fine vi serve un'ora di preparazione, però ce la potete fare. Se invece dovete fare tutto il lavoro che sto facendo io, vabbè, ci vuole molto più tempo effettivamente. Intanto vi mando un bacio e ci rivediamo fra poco. Scusate, essendo sempre in attesa, mi è venuto in mente che vi ho detto che la ricetta è molto lunga. Allora, la ricetta è molto lunga se volete fare tutto in giornata. Allora, se volete fare tutto proprio per la cena, tutto in giornata, diventa lunghissimo. Nel senso che fare la pasta, fare il ripieno, fare i ravioli, fare il brodo, va bene che vi organizzate, quindi fate le cose insieme, però alla fine vi vanno via almeno 2 ore e mezza per fare la ricetta. C'è la possibilità invece di fare ad esempio i ravioli prima e surgelarli, e il brodo prima e surgelarlo. Allora, a questo punto, nel momento in cui fate un discorso di questo tipo, la ricetta vi chiede 20 minuti, ma neanche, forse un quarto d'ora, tra cottura raviolo. Dico raviolo perché io ho intenzione di prepararne piccolini, che poi saranno tipo dei fagottini, perché mi piacciono di più rispetto ai ravioli, perché è sempre più verso il Giappone e meno verso l'Occidente, quindi farò una cosa che è un raviolo particolare. Quindi vi dico, o un raviolone grosso, uno per piatto, perché è un po' come il San Domenico però un po' più piccolo, o se no dei raviolini piccoli. Però il discorso è, se fate tutto prima e surgelate, praticamente poi la ricetta vi dura, cioè la preparazione della ricetta sarà un quarto d'ora, perché dovete, lo dico già visto che ho tempo, dovete tostare il raviolo in olio di semi vari. Una volta che è tostato, che ha fatto un po' la crosticina e tutto, ci aggiungete acqua e salsa di soia, incoperchiate, portate quindi con una cottura un po' al vapore il raviolo. Una volta pronto, il raviolo lo mettete nel piatto e dovete semplicemente versarci sopra il brodo e aggiungere poi 2 porzioni qua e là. Quindi la cosa diventa molto easy se avete preparato tutto prima. Quindi se avete preparato tutto prima, ce la facciamo in un quarto d'ora, quindi ripeto. Se invece volete fare tutto in un giorno, vi dico, una ricetta un po' lunga, sì, questo sì, perché è inutile dire cavolate, cioè tra fare la pasta, fare tutto, come vi ho detto, diventa lunghetta. Ci rivediamo fra poco e speriamo che manchi poco tempo alle mie alghe, perché sennò divento matta qua a aspettare. Però è così. Tanto, dove volete che vada col coronavirus, sono qua. Quindi un bacio e a fra poco. Grazie, è passata la mezz'ora, ci siamo. Wow, non ci credevo più. Allora,
andiamo ad inserire quindi la nostra acqua con le nostre alghe all'interno della pentola. E lasciamo andare. Vi ricordo, no bollore, no bollore. Quindi ho la mia pentola con dentro l'alga. E adesso ci rivediamo tra una ventina di minuti, perché deve andare avanti a cuocere. Io ho messo al piano induzione, l'ho messo a 3. Adesso vedo se posso arrivare a 4, ma il discorso è che qua bisogna stare molto attenti, perché non deve assolutamente l'alga bollire, perché sennò rilascia l'amaro, rilascia quella cosa orribile che insomma non va bene. Quindi qua dovete stare proprio come i vecchi al cantiere, così, a controllare. E se per caso vedete che sta per partire il bollore, abbassare velocissimamente, perché no. Quindi ci vediamo fra poco e siamo già un passo più avanti. Olè. Tornata, ragazzi, finalmente. Allora, l'alga è pronta, è passato il tempo giusto. Pertanto, con un attrezzo del genere, perché l'alga riusciamo a prenderla con questo, poi invece il cazzobuscio dovremmo vedere come fare per filtrarlo. Ma vado a togliere l'alga e poi vi faccio vedere. Poi dovremmo semplicemente, senza farvi vedere, comunque una volta tutta l'alga dalla pentola, andrò ad aggiungere il cazzobuscio. E questo invece lo porto a ebollizione per 20 minuti. Quindi ci vediamo fra poco, quando il brodo sarà finalmente pronto, ragazzi, finalmente pronto. Eccomi qua, perfetto. Allora, vi ho detto, per l'alga utilizziamo questo, ma dovete utilizzare anche un colino di questo tipo, perché sennò rimangono dentro i piccoli pezzi di alga e va malissimo come cosa. Adesso non ve lo posso spostare dal fuoco, però ho praticamente il mio brodo pulitissimo dalle alghe. A questo punto prendiamo la nostra ciotola di cazzobuscio e andiamo a buttarla all'interno. Ecco fatto. Mescolate un attimo. Io uso questo perché non voglio spezzettare più del dovuto le cose. E adesso ci rivedremo ancora tra una ventina di minuti. E poi speriamo che tutto sia pronto, perché devo solo aggiungere i funghi e basta. Ragazzi, eccomi tornata. Anche il nostro tonno essiccato è pronto, quindi a questo punto ho preparato un marchingegno per cercare di scolarlo alla bene meglio diremmo noi, e poi andrò col colino, perché dobbiamo assolutamente fare un lavoro sopraffino. Quindi ci vediamo fra poco, nel senso che uso prima una scolapasta con i buchi molto piccoli e poi andrò a filtrare ulteriormente il nostro brodo. A fra poco. Eccomi tornata. Allora, il nostro brodo era praticamente pronto, l'ho filtrato attraverso uno scolapasta e poi successivamente con il colino, e è diventato una bomba. È praticamente limpido, è del colore ovviamente del brodo e siamo a cannone. Adesso a questo punto vado ad inserire all'interno del nostro brodo i porcini e ci siamo, ragazzi, perché vado a sbollentare un po' i porcini e poi siamo pronti per fare la nostra ricetta. Ovviamente adesso vedete come si fa il raviolo, la pasta e tutto il resto. Ragazzi, eccomi tornata. Quindi qua il brodo è pronto. Vado ad aggiungere i miei porcini al brodo, il giusto, perché non dovete metterne troppi, perché se non servono, cioè quelli della ricetta, cioè ve ne servono un tot per poi fare la ricetta. A questo punto siamo pronti e ci rivediamo fra poco. Un bacione. Buongiorno ragazzi. Allora, questo video sarà montato in vari punti della casa, perché per fare i ravioli diventa un po' un macello. Allora, il mio ripieno è pronto di ravioli, è stato fatto con ricotta, sale, pepe, un uovo, un tuorlo, crescenza e erbette, lavate e poi tritate al coltello. Quindi questo è il nostro ripieno. Allora, per fare il nostro impasto dei ravioli, questa è farina 00, 240 grammi, e qua abbiamo invece, acqua calda, vi ricordo che deve essere calda, con mezzo cucchiaino di sale. Andremo ad aggiungere piano piano l'acqua
alla nostra farina e una volta che l'impasto è pronto vi faccio vedere. Piano piano impastate come una pasta normale. Ci vuole molta molta pazienza per fare le cose giappe, quindi a frappè. Eccomi tornata, non mi vedete ma sono qua. Sto iniziando a fare i miei ravioli. Questa è la pasta che lasciamo sempre la pasta nel film, perché sennò si secca. Quindi facciamo un pezzettino per volta, il ripieno è pronto e niente, ci siamo, facciamo i ravioli a fra poco. Eccomi ragazzi, i ravioli sono finiti, ce ne sono altri in frigor perché ne ho fatti un sacco e fra un po' vediamo come li faremo, perché dobbiamo fare ancora il brodo d'asce. Ragazzi, arrivato a questo punto e avendo i nostri ravioli pronti, allora vi dico, io penso che stasera utilizzerò solo questo grosso e quindi vi farò vedere come farlo. Adesso questo raviolo grosso noi andiamo ad aggiungerlo in questa padella, esattamente, con dell'olio di semi. Appena tostato aggiungiamo un filo di salsa di soia e acqua calda. Incoperchiamo un attimo, lo facciamo cuocere e poi il piatto sarà pronto. Quindi adesso vi farò vedere tutto. Vi faccio vedere il piatto e poi vi farò salutare Super Gigi. Quindi ci siamo ragazzi, questi sono i nostri ravioli fantastici e a fra poco. Ragazzi, eccoci tornati, quindi qua nell'olio di semi vari possiamo aggiungere il nostro raviolo. Scusate che chiudo l'acqua. In questa ciotolina ho messo salsa di soia e acqua calda, perché adesso non appena tosterà il nostro raviolo, perché dobbiamo farlo tostare il raviolo, andremo poi a incoperchiare e a farlo cuocere tipo al vapore con salsa di soia e acqua. Quindi ci rivediamo fra poco che vi faccio vedere quando è tostato e quando siamo a posto. Il nostro raviolo è tostato sotto, vado ad aggiungere la salsa di soia, sentite, e vado a incoperchiare e ad abbassare. E ad abbassare perché mi deve cuocere a poco. Vedete? Deve cuocersi così. Fantastico. Quindi ci vediamo fra poco che vado a impiattare, vi faccio vedere Gigi e siamo pronti. Siamo veramente a cannone oggi. Buonasera ragazzi, eccoci tornati. Gedeone, scusate tutte le sue pudenda. Allora, Gedeone vuole vedere il piatto. Prima ovviamente che mammina lo mangi, quindi andiamo a fare il controllo del piatto. Mi sembra molto buono questo mi sembra molto buono. Gigi saluta. Dice ciao 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 ciao, vado a mangiare la pappa. Ed eccomi quindi. Adesso vi faccio la foto del piatto. E spero, mi scuso per questo scotex, spero che vi sia piaciuto. E niente, ve lo ripeto un'altra volta, se vi è piaciuto il nostro video lasciate un like e se volete vedere altre ricette particolari seguite, non so da mai da che parte è, di qua, di là, seguite il nostro canale. Un bacione a tutti e buona serata, vi voglio bene.